שלום עליכם, קריסים עברי, עוד שם ישרשם, סטודיו מסכת יומא, דף פי דלת. עיון היציאה מאוד, דף פי גימל עמוד ב', דלת תרצה ליד הסוטו. במשרת המשנה, מי שנשכו כלב שוטה, מול כפו מורסו דרמוקן רבי אוזו, אצ'טרה. תרם בנה, רבי יוסי יתון הבריתה, כחמישה דברים נאמרו בכלב שוטה. כי אומקן רבי אוזו, צ'ינקוי קרטריסטיקה. פי פתוח ורירו נוטה ואוזניו סרוחותו. וזנבו מונח על ירחותיו ומהלך בצד דרכים, ויש אומרים, אף נובע ואין קולו נשמע. אוסייה, אנו שינקולה טריסטיקה, מתיין לבוקה פרטה, ליקול על הסליבה, איסו רקי סייקה שנו, לסוקודה סייפוג'ה על יסוי זמפה, קמין על עתיד אסרדה. איסונו אל תגדיקונו, כי הבעיה מנון סיעוד איסו לטררה. ממאי הווה קוזה קאוזוצ'ו, רב אמר נשים כשפניות משחקות בו, שמואל אמר רוח רעה שורה עליו. רב דיסה כסטריגה שדיברתינו לנו הפרטיקרי לא רוא טלנטי זוטלי קאני. ושמואל דיסה מוספיזו מליניו סייפוג'ו סוג קאני. Mai benaio, qual è la differenza tra queste due opinioni? Ica benaio, la differenza consiste se è necessario le miktele bidavare nezrak, se è necessario ucciderlo, secondo Shmuel, per mezzo di un'arma gettata, cioè non direttamente come una spada, diciamo, ma invece con una freccia, una lancia, affinché non abbia nessun contatto fisico con quel tale cane. Ma secondo Rav non è necessario uccidere con qualcosa che viene gettata, perciò se per ucciderlo deve avere un contatto fisico, ciò non crea nessun problema. Questa è la differenza tra queste due opinioni. Tanya Kvadesh, mi ha mostrato una braità che segue l'opinione di Shmuel, Shorginoto, quando ammazzano questo cane, è Norginoto e la Bidavon Isaac. Bisogna ucciderlo solo con qualcosa che viene gettata, con un'arma che viene gettata. De Chayebe, e se uno si strofina esso, mistaken, e mette la propria vita in repentaglio. De Nakitle, e uno che viene morso da tale cane, alla fine Mait muore. Chiamala, De Chayebe, mistaken, uno che si strofina esso, mette la propria vita in pericolo. Maita Kante, qual è il suo rimedio? Nishlach Mane Venhirit, che si tolga addosso gli indumenti e si mette a correre, che scappi da lì. Ravuna Bedar Yoshua, Chave Chad Minayo Beshuka, che un cane idrofobo tale si strofinò contro Ravuna Bedar Yoshua per strada. Shachino le mané verrait e si tolse addosso gli indumenti e corse. Amar chianti batsmi a chokmat chae belea. Il verso dice: la saggezza mantiene in vita il suo possessore. Abbiamo appena visto che denakit le mait, che uno che viene morso da un cane idrofobo muore. Maita kantei, qual è il suo rimedio? Amarbaye neti mashka de apa dihra venichto vale ana plane bar planita amashka de apa dihra katib nalach. Ossia, che porti la pelle di un furetto maschio e ci scriva sopra il suo nome, io Tizio, figlio di Caia, tale, scrivo sulla pelle di un furetto maschio nel tuo riguardo, cioè nel riguardo dello spirito maligno. E ci scrive sopra, canti canti clirus, Vangel e altri dicono che scriva, canti canti clirus, è una formula, un incantesimo, non so esattamente. Ka ka shenzo akot, amen amen, sela. E Hashem Hashem delle legioni, Amen Amen Sela. E si tolga addosso questi indumenti
ולגבירינו בקברי עד תרסה ירחי שטה. כליסיפיליסקה נצ'ימיטרו, פינו כרימנגנוס פליטי ודודי צ'ימטי. אותו ביצו נפקינו ונקלינו בתנור, אותו ביצו כלי טולגה, צ'וי דל דודי סיפלי, ליברוצ'ינו פורנו, וניבדרינו לכתמי הפרשת דרכים. Che gli sparpagli le ceneri in un incrocio di strade. Vanna tressa di archesciata, chisciate maia, lo liste ela, begufta, del hasha, dir mahase, bavua de shida, vistaken. E quando lui beve dell'acqua, che beva solo, e tenendo una paglietta di rame, poiché se bevesse da un bicchiere forse potrebbe vedere una forma di uno spirito maligno e potrebbe essere in pericolo mortale o in pericolo. Forse vedrebbe un'immagine di uno spirito maligno riflessa nel bicchiere, nel liquido del bicchiere, dell'acqua, cioè. E che è quel demone che sta nel cane, in questo cane idrofobo. Chiedeva Bar Marta, come accade a Abba Bar Marta, che lui ha chiamato anche Abba Bar Magnumi, Vavdale Ime Gufta de Dava, che sua madre gli fece una paglietta d'oro e così fu guarito. Versa Mishnah, Vodamar Rabbi Matia Ben Harash, che uno che c'ha mal di gola, che gli mettono una medicina in bocca di Shabbat. Chiaramente non si possono dare medicine in Shabbat, però quando vi è pericolo, allora si può. Yohanan Hash Bissaf Dina. Yohanan ebbe dolori alle gengive, che forse era periodontite. E Asa Gabà Dai Matronita andò da una matrona e lei, Avdale Milta, gli preparò una medicina, Khamsha Umal Shabta, di giovedì e venerdì. Amarla chiese Rabbi Yochanan, cioè disse, ma chiese, Beshabbat mai? E cosa posso fare per il Shabbat, di Shabbat, poiché non poteva venire da lei, poiché insegnava il Shabbat. Amrale lo tzrichat, non è necessario, non avrai bisogno di ciò. Ve'i masechna mai, ma se avrò bisogno cosa farò? Cioè lei rispose che fino allora sarebbe già guarito, comunque il rabbio disse, cosa succede se avrò bisogno di medicina? Cosa devo fare? E Amra lei, istava lì dell'uomo Galet, giurami che non rivelerai la medicina. Istava, giurò, e disse, le locade sei l'uomo Galina, che al Signore di Israele non rivelerò. E lei gli rivelò la medicina. Nafak udrashav e firka. E Rabbi Yochanan andò e disse questa medicina nella lezione che diede a tutto il pubblico di Shabbat. Chiagmarà va ishtabala, ma lui, Rabbi Yochanan, giurò, come potete fare una cosa simile contro il proprio giuramento? Rabbi Yochanan spiegò che l'Elokad Israel lo megalina, così giurò,
disse al Signore di Israele non rivelerò, cioè al Signore di Israele non rivelerò, però alla Moisè Megalina, però lo rivelerò al popolo ebraico. Comunque c'è desecrazione del nome divino. Come è possibile che lui fece una tale cosa? Spondagara la Gemara di Megale la Meikara, che veramente lui rivelerò, scusi, rivelò a questa matrona dall'inizio che non era un giuramento valido, che l'avrebbe rivelato per beneficiare il pubblico, ma non lo fece a scopo di lucro. E nell'Yerushalmi dice che questa matrona o commise suicidio dopo di ciò, oppure ebbe molta ammirazione per Yohanan, che lo fece solo per aiutare la gente, ma non perché lo fece perché voleva guadagnarci qualcosa. Chiamala mai Avdalei. Qual era questo rimedio? Che cosa, cioè, che cosa fece lei per Yohanan? Amravafa per la mami. Messe or e usò acqua contenente lievito e shemen zait, olio d'oliva e sale, umela. Ravieva ramar, se or gufe shemen zait umela, che usò il lievito stesso con olio d'oliva e sale. Ravashi amar, Mashra di Gazfa di Avza, che utilizzò grasso dell'ala di un'oca e lo spalmò sulle sue tempie, oppure sui suoi denti, oppure sulle sue gengive. Rav Shammar, no, questo abbiamo già detto. Amarvaye, Ana Avdele Kulo Velo Itzai. Io ho fatto tutte queste prove, questi rimedi, ma non hanno funzionato, ormai non mi hanno aiutato. Adamar lei a Utaia, finché un certo mercante arabo mi disse: Aite kashiata deseta delo malu tilta, ukalino benura amara khalita, ve advi kachi dare, avdiaha vitsai. Cioè, presi, cioè, questo mercante arabo mi disse: prendi noci d'oliva che crebbero per mezzo di un terzo della loro crescita e bruciali sul fuoco su una zappa nuova e metti le ceneri su tutti i tuoi denti, cioè su tutte le gengive dove senti il dolore. Feci così e fui guarito. Mi mai hava, cosa causò ciò, questa malattia? Gingivite? Mechame mechamima dechite, umshure casa deharsena. Ciò è causato dal mangiare pane di frumento troppo caldo, oppure da mangiare pesce fritto nel proprio olio e che rimase oltre notte. Umai semane. E qual è il sintomo di questa tale malattia? Gatrame mide de kachi v'atadame beidare. Ossia che quando mangia, letteralmente quando getta qualcosa nei suoi denti, sanguina tutta la fila dei denti. Rabbi Yochanan, kichash v'savdina avadachi v'shavta v'tasi. E quando Rabbi Yochanan era malato di savdina, ossia periodontite, fece così il Shabbat, e fece ciò che gli disse la matrona e guarì. Rabbi Yochanan, Echi Avidachi, ma com'è che Rabbi Yochanan fece così, che è vietato prendere in medicina il Shabbat? Almanachman Yitzchak, Shani Tzavdina, Uil, Matchil Bapeh, Vegomeh Bnei Amaim, che questa malattia è una malattia interna, poiché i sintomi iniziano dalla bocca, però in seguito colpiscono gli intestini e siccome affetto un organo interno, perciò è una questione di vita e morte e quindi respingere lo Shabbat. Amale Rav Chia bar Ava Rav Yochanan, che man, e lei
segue quale opinione? L'opinione di chi? Che si possa prendere medicina in Shabbat. Indubbiamente lei segue l'opinione che Rabbi Matia ben Harash, di Amar, a Choshesh Bepiv Matinin Lo Sam Shabbat, che è uno che ha, è affetto da una malattia nella bocca, che uno gli può versare o dargli la medicina in bocca, il Shabbat. Comunque questa opinione è contraria all'opinione dei maestri, perciò Vehonav dovuto seguire l'opinione della maggioranza, ossia dei saggi, e non l'opinione di un individuo. Amalei Shaniomer Bezo lo becheret, ossia che io sì seguo l'opinione dei saggi, poiché in questo soggetto della malattia di Tzavitna, cioè di periodontite, i saggi sono d'accordo con Rabbi Matia Ben Harash, però riguardo un altro soggetto, cioè riguardo al cane rabbioso, che loro discordano con lui. Lema Messaele, forse si potrebbe dire che ciò che disse Rabbi Yochanan, dopo ciò abbiamo appena visto, che invece Chazò il Raccon, che uno che fu affetto da itterizia, Machilino Tobsar Hamor, gli danno da mangiare carne di asino. Mesh Shachok Kelepshote, uno che fu morso da un cane rabbioso, Machilinoto Mechazer Kvecelo, gli danno da mangiare dei lobi del cane, del cane che lo morse. Lo Choshesh Befiv, uno che ha una malattia nella bocca, Matilino Sam Beshabbat, gli danno una medicina di Shabbat, Divrei Rabbi Matia Ben Harash. Chaim Omrim, Beilo En Baim Mishum Refuah. Ma i maestri dicono che tutti questi rimedi non hanno valore terapeutico, perciò non respingono lo Shabbat. Ma adesso, siccome abbiamo visto che i maestri dicono Be'elo in questi, ciò vuol dire che viene a escludere il Ma'ute Mai, viene a escludere che cosa? Ma'lav Ma'ute Sam, forse viene a escludere medicina di Shabbat, che non si può prendere medicina di Shabbat. Poiché se tutti questi metodi non fossero validi, i maestri avrebbero dovuto dire che non sono efficienti, ma siccome dissero invece questi, ciò vuol dire che disputano solo una parte e non tutto, e perciò forse non escludono la medicina per uno che ha dolore nella bocca. Spodagmara? No, no. Le maute di Mazikin dam le stronchi. Viene a escludere il salasso per guarire tonsillite. E Rashi dice che la parola étranglement, che vuol dire strangolamento, poiché indubbiamente la gola infiammata si gonfiava parecchio e perciò causava difficoltà nella respirazione. E perciò Rabbi Matia Ben Harash permette Shabbat di prendere questa medicina, perciò i saggi ammettono solo in questo caso, ma non in tutti gli altri casi, incluso il caso di qualcuno che ha dolore nella bocca. E Achenem Sama, infatti è logico di dire così, poiché il Tanya Mastiasa non è verità, se lo sa dovremmo amare Rabbi Shmael e Rabbi Yossi, si chiamava Shonavi Matia Mecharash, ma che zin dam le sonchi, che è permesso fare un salasso per guarire la tonsillite, che oppure difterite, che causa edema alla gola e può causare soffocamento. E perciò, ma chi senta il sonno che Shabbat, un mese in Shachok Kelev Shote, uno che fu morso da un cane idrofobo, ma chi non lo mette a cavallo, gli danno a mangiare un lobo del suo fegato, ma chi non lo sa Shabbat, e colui che ha dolori e
della bocca che gli dà una medicina. Che questi metodi sono invalidi, che non aiutano. Bello il mote mai, ma lav attarte batraita, ulmaute derisha. Quando i saggi dicono questi metodi, quali metodi escludono? Non si riferiscono forse agli altri ultimi due, i quali non hanno valore terapeutico, mentre il primo è efficiente? E la Gemara spinge e dice che no, no. Attarte derisha kamaita. Ulemaute de Seifa. Forse riferiscono ai primi due che non sono efficienti, escludendo l'ultimo, ossia colui che ha dolore nella bocca e gli mettono la medicina in bocca, ciò è efficiente. Voltiamo il Daf. Tashma ti porta una dimostrazione di Tani Rabba Bar Shmuel, Ubara Sheiricha. E מכילין אותה עד שיעזבו נשה, ומי שנכון כלב שותה, מכילין אותו ומחזק כבד שלו, וחושב שבפי מתאים נושא משבת, דברי רבי אלעזר ורבי יוסי, כשאמר משום רמת הבן חלש. כי הוא נדון הגרבידה, כי הנוזור צ'יבו, הוא נה בבנדה עד יום כיפור, אדי בו נה גרם ווליה, נבולימיה, לצ'יבו נפיק. הוא נדון הגרבידה, כי הנוזור צ'יבו, o una bevanda di Yom Kippur ed ebbe una gran voglia e bulimia, la cibano finché si sente sollevata. E colui che fu morso da un cane rabbioso lo cibano del lobo del suo fegato, e colui che aveva dolore nella bocca gli mettono la medicina in bocca, così disse Rabbi Yossi, in nome di Rabbi Matia Ben Harash. החכמים אומרים, אם הייתם דיקנו, בזו ולא באחרת. סולו ריגוורדה קריסטה לג'ה, סיום דקורדו קון רבי מתיה בן חלש, מנו ריגוורדה דונלד לג'ה. בזו אהי, צ'וקי דיסו ריסאג'י, בזו, הכוואלה לג'ה סיריפרישה. אילימה עוברה סיריפרישה. Alla donna gravida che gli ha da mangiare, riguardo a ciò, Pshita è una cosa evidente che Ubara mica il madre madre lo, non vi è nessuno che dice di no, e non è possibile che dicano di no. E la Lav Assam, cioè bisogna dire che si riferisce alla medicina che mettono in bocca, riguardo al quale i saggi ammettono. Perciò questa legge di Rabbi Matia Maharash. Però disputano il caso del cane rabbioso. Shmamina, e perciò questa è una prova definitiva. Rabashi Amar, Matetin Name Daika, si può derivare anche dalla Mishnah che Ve'od, secondo Mishnah disse, si esprime dicendo Voda Marabi Matia Ben Harash, Achoshir Bepi Matinin Otsam Shabbat Ve'lo Pligra Banale, ואם את הפתיק רבנן עלה, לרבינו ותנינו, לפריגו רבנן בסיפה, שמה מילה. כסיכום איסאג'י נון דיספוטר לנו, כאילו רבי מתיה בן חדש. אסביס לו, אבותו הוא נרגומנטר לגודת שו, אבל רבי רודטו אספציאלמנטה, כנאלה סיפה, כאילו לא דיספוטר לגודת כסא לג'ה. אסיכום לא דיספוטר לנו, וולדירה, כסנו דקורדו, e con ciò che disse Rabbi Matia Ben Harash. Perciò i saggi ammettono ciò che disse, che è permesso dare la medicina in Shabbat a colui che ha periodontite, che ha dolore alla bocca. Mi ha studiato la Mishnah che colui che ha dolori alla gola gli danno la medicina in Shabbat. E la ragione è Bipnei She Sfek Nefashotu, poiché vi è il rischio che metta la propria vita in repentaglio. Che è qua là, velama lì tu, per quale ragione è necessario che ci insegni anche ciò? E le meva per cosa che ti faccio dopo Shabbat, che per quale ragione è necessario che ci
dica che vi è a rischio della propria vita. Amar vida marav, lo sfek shabbat zu bilvad, amru, ela filo sfek shabbat acheret, cioè non solo riguardo a questo shabbat, ma anche un riguardo che vi è a rischio che muoia in un futuro shabbat. E perciò è permesso trasgredire lo Shabbat per salvare un'anima. Vechidami, di che caso si tratta che non si può trasgredire lo Shabbat? Che gonde amdu le tamagne yome. Per esempio, se i dottori stimarono che deve prendere medicina per esempio, per 8 giorni, veyoma kama Shabbat, e il primo giorno è Shabbat, madre, ma avrebbe potuto pensare che le hake alle urta, che avremmo potuto dire che forse che attende fino a Shabbat per prendere medicina, che chiederò Nicola le 3 Shabbat affinché non trasgredire 2 Shabbatot, che non diciamo così, ma invece è libero di prendere medicina senza nessuna barriera. Tani la meachi, mechamin chamin le chole Shabbat. Ben ascoltò, ben da avrotò. Lo Shabbat Zubilvad, amro, è la Shabbat Acheret. Si è permesso scaldare l'acqua per un malato di Shabbat, sia per dargli da bere, sia per lavarlo, ed è permesso trasgredire lo Shabbat, non solo quello stesso Shabbat, che potrebbe morire durante quel Shabbat, ma anche se vi è il rischio che possa morire durante un altro Shabbat, perciò che è permesso di farlo. Venomrim namtin shama yavri, e non diciamo che forse aspettiamo, poiché forse guarirebbe da sé. Ele mechamino miyad, invece si scalda l'acqua subito, vi finisce sfek nefashot o chet Shabbat, poiché quando la vita è in rischio, ciò respinge lo Shabbat. Velo sfek Shabbat zu, e la fila sfek Shabbat acheret, non solo questo Shabbat, ma anche riguarda un altro Shabbat. Venosin dvarim halalu, lo li dai nochrim, lo li dai kutim, e la li dai gdolo Israel. Queste cose, se vi è un rischio e bisogna trasgredire lo Shabbat, non si chiede a un goy di farlo, ma bensì persino da un adulto. Ben omrim yassu dvarim alalo, lo li pi nashim, lo li pi kutim. E non chiediamo a donne, ai goyim di farlo, di trasgredire lo Shabbat per un malato. Abal mitstarfin le date acheret. Però se vi è giudizio di una donna o di un goy per trasgredire il Shabbat, non ci fidiamo unicamente su loro, ma si può aggiungere la loro opinione ad un'altra opinione. Perciò diciamo che c'è un dottore che dice che bisogna trasgredire lo Shabbat, e anche una donna oppure un goy dicono che sì, infatti loro hanno un'esperienza, che sanno che ciò è necessario, che aiuta, allora possiamo usare la loro informazione che ci danno per aggiungerla a quell'informazione che abbiamo già ricevuto prima per trasgredire lo Shabbat. Donna Banan, Befakrin Pikuach Nefesh, Beshabbat, וזרי זרי זה משובח, וצריך לתור לשון בבית דין. הכיצד? ראה תינוק שפה למים, לים, סקודי, פורץ מצונה ומעלה, וזרי זרי זה משובח, ואין צריך לתור לשון בבית דין. אבל גם דקה צעי דקבר. אוסייה. בזמן פעד תותו אופרציוני, נשסה לפה לשבת, כואנדו ויה איל פריקולו פרוויזה דיון הבריאו. וכולו כי פיברות שאלו דעתו דיפיו. E non è necessario chiedere permesso dalla corte rabbinica. Se per esempio vide un bambino cadere nel mare, deve tendere una rete e metterlo in salvo. Chiunque è più veloce è più lodato. E non è necessario chiedere il permesso dalla corte rabbinica. E ciò è permesso anche se piglia pesci nella rete, che ciò è un divieto mina Shabbat. Sul mina Torah. Ugualmente. Ra'ati enok shenafal abor, se vede un bambino che cade in un pozzo, oker chulia umaleo vazer zare mishubach, ven tzarech litor rishon bevet din, af al gav, ze mitaken darga.
che è permesso togliere una parte del bordo della fossa affinché facilitare il salvataggio del bambino, e perché ciò comporta un divieto dello Shabbat, un divieto biblico, e perciò colui che è più veloce è lodato di più e non è necessario chiedere permesso dalla corte rabbinica, anche se così facendo creerebbe un gradino che potrebbe essere usato dopo lo Shabbat. Rashina delle Bifneti Nok, Shobram, Mozio, Vizalizal del Shubach, Benzal Ritorishun e Bedin, Barogav de Kamikavel, Litvar Bishifi. E se vede che una porta si chiude davanti al bambino e può rompere la porta, se non c'è altra scelta, e diciamo che si chiude da dentro, e così può salvare il bambino. E più presto che lo fa, è meglio è, più è lodato colui che è più veloce. E non è necessario chiedere il permesso della corte, benché lui, anche se ha intenzione di utilizzare le schegge della porta rotta che gli possono far comodo da usare come combustibile, perché uno che ha una porta vale ben di più di di pezzi di legno, che delle schegge dei pezzi di legno. מחבין ומפסיקין מפני הדלקה בשבת ומזריז רמז השבח ואין צריך לטור לשום בבית דין ואף על גב דקה מכך מקוחי. È permesso spegnere oppure bloccare il progresso di un fuoco di Shabbat mettendo degli utensili di ferro o di ceramica pieni d'acqua, che l'acqua potrebbe, diciamo, utensili di ceramica potrebbero scoppiare dal calore, e allora l'acqua spegnerebbe il fuoco se vi è un pericolo per una vita umana. E quello che è più veloce è lodato di più, ma non è necessario chiedere permesso dalla corte rabbinica, e perché così facendo creerebbe le piccole cavità nella terra contenenti i bracci ardenti che lui spiana e che userebbe al termine dello Shabbat per cucinare, e perché normalmente ciò è vietato, ma comunque in questo caso è permesso. Utsriha, sono necessari tutti questi casi, poiché Tishminon Iam, se avessi menzionato solo il caso del bambino che cade nel mare, e ciò è Mishum da Dehachi Veachi Asale, perché se no, se non avesse gettato delle reti nel mare per poter afferrare il bambino sarebbe andato perso subito, in poco tempo, che il mare l'avrebbe portato via. Aval, Bor, Dekayati, ma riguardo a una fossa nella quale il bambino si trova lì, non può andare da nessuna parte, e ma lo avrei detto che non è permesso, perciò è necessario che è permesso. Viashminan, e se avessi menzionato solo il caso del bor, della fossa, perché il bambino ha paura di stare solo nella fossa, avalnin alla delet efshadiati beghisa, però riguardo alla porta che si chiude da sé e il bambino sta dentro, e benché, e siccome c'è un adulto dall'altra parte della porta, e un shabbish lebbe angusto, potrebbe giocare con delle noci, fare dei rumori, come stavo dicendo, che l'adulto dall'altra parte della porta potrebbe giocare con delle noci facendo dei rumori e attirare la sua attenzione affinché non si spaventi, e avrei potuto pensare che siccome c'è questa possibilità e non è necessario rompere la porta, per poter utilizzare le schegge della porta rotta, perciò sarebbe necessario insegnarci questo insegnamento che è permesso. E Mechabino Umafsikin Lamali, per quella ragione è necessario insegnarci il caso che è permesso, e riguardo a come abbiamo detto, che è permesso spegnere un incendio, se vi è pericolo di vita, diciamo, naturalmente, spegne un incendio o di metterci utensili che potrebbero spegnere l'incendio, per cui è necessario insegnare questo
questo insegnamento, di affilo una chasera cheret. E questo è per insegnarci che anche che se accade che ci fu un incendio in un'altra casa, che si trova in un altro cortile, e ci sono lì gente che è difficile portarli fuori, come malati e bambini, che allora è permesso di fare ciò che abbiamo detto per spegnere l'incendio, affinché l'incendio si interrompa. E stiamo parlando di queste persone che stanno nella casa, nell'altro cortile, e è impossibile evacuarli, perché se è possibile evacuarli, allora non è permesso. Amar Yosef, Amar Yehuda, Amar Shmuel, lo alchu bepikuach nefesh achar rov, che nel caso che bisogna salvare una vita, i saggi non seguono la regola che la legge viene decisa secondo la maggioranza, ossia che si agisce anche se ciò comporta una trasgressione dello Shabbat e anche contro l'opinione della maggioranza. E Chidame, che cosa si tratta? Inema di Ikatisha Isel, Vekuti Echad Benayo, stiamo parlando di un edificio che crollò e vi erano lì 9 ebrei e un goi. Ruba e Serenino, che la maggioranza sono ebrei. Se gli ebrei sono la maggioranza, evidentemente è che bisogna andare e togliere le macerie. E in ame, palga o palga, sa fek ne fasot la kel. E la deika ti shakutim vi sel chad. Ossia, che il gruppo è formato da metà ebrei e metà kutei. Anche applicheremo la legge di incertezza e quindi seguiamo la regola che in un caso dubbioso di pericolo di vita agiamo con mitezza, perciò, cioè non rigorosamente. Perciò bisogna dire che il caso tratta che vi è un gruppo di 9 cutei, un ebreo, e perciò bisogna trasgredire lo Shabbat. E c'è da chiarire una cosa a questo punto, vuol dire una cosa molto importante, che quello che stiamo studiando adesso nella Gemara non è che la Gemara vuole insegnare in quale caso è permesso andare a salvare le vite oppure no. Qui la legge è che se la legge è che vi sono ebrei, che è permesso utilizzare ebrei per salvare, e allora la legge è quella che è permesso trasgredire lo Shabbat, che il divieto Shabbat è molto grave. Però se la legge dice che non si può trasgredire, allora bisogna cercare i goyim che lo facciano. Non è che la legge è contro vite umane. È solo la questione è se è permesso ai ebrei trasgredire lo Shabbat o meno. Ma non che Chas v'Shalom, che la Torah disprezza l'importanza della vita umana. Al contrario, che noi siamo sempre i primi a cercare di salvare vite umane. Ah, nami pshita, ma ciò è evidente. Dava lei kavua, e col kavua che merce merce dami. Ossia, e siccome la vittima è fissa in un luogo, e in ogni dubbio riguardo ad una cosa che è fissa, usiamo la regola che afferma che anche la minoranza ha la stessa probabilità come la maggioranza, sono equivalenti. Ossia metà metà, e siccome in questo caso che un palazzo crollò ed il gruppo era composto da 9 cutei da un ebreo e vi è una vittima, siccome tutti stanno nel loro luogo e non si muovono, quindi in un luogo e perciò quindi in un luogo fisso, perciò la probabilità che la vittima sia ebrea è metà metà, e perciò trasgrediamo, gli ebrei possono trasgredire lo Shabbat per salvare questa vittima, poiché agiamo con più mitezza, con più clemenza per salvare una vita, e quindi l'insegnamento di Shmuel non può riferirsi a questo caso. Perciò dice Gemara, Gemara risponde: Lo tzricha, che
che si tratta de Parosh Lechatzer Acheret, che gli abitanti del cortile andarono, si spostarono, andarono in un altro cortile. Perciò Maudet avrebbe potuto pensare col de Parish, Merua Parish, Kamashmalan, de lo al Kupikor Neve Shaharov, che insieme a Shmuel era necessario, poiché si tratta che questo gruppo abbandonò la loro residenza abituale ed andarono in un altro cortile nel quale vi era un palazzo che crollò su uno d'essi. E siccome si sarebbe potuto pensare che dovremmo agire secondo il principio che asserisce che ogni cosa che si staccò e si separò dal suo luogo abituale è considerato che si separò dalla maggioranza, e quindi supponiamo ma decidiamo veramente anche legalmente così che ciò che si separò è la maggioranza, e siccome la maggioranza sono Kutei, potremmo dire che non si può trasgredire lo Shabbat, bisogna portare Goim per salvarli. In questo caso è un caso della maggioranza, e perciò avremmo dovuto dire così. Perciò è necessario insieme a Shmuel che persino in tale caso non segua una maggioranza, ma bensì andiamo e diciamo che così diciamo che sono metà-metà, e perciò bisogna, gli ebrei stessi devono andare a togliere le macerie per salvare una vita. Chiamarà Eni, ma è ciò davvero così? Ma abbiamo studiato invece che Rav Asi disse in nome di Rav Yochanan che se Tisha Kutim v'Yisrael Echad Bota Chatzer Mefakhin Bechatzer Echeret E Mefakhin, se vi erano 9 diciamo idolatri ed un ebreo che erano nello stesso cortile ed un edificio crollò su uno d'essi, nello stesso cortile si sgombrano le macerie di Shabbat. Ma in un altro cortile non è permesso, mentre Shemuel disse che anche in un altro cortile si sgombrano le macerie. Cioè, questa è la domanda. Che ci risponde Gemara? Lokash, non v'è difficoltà. Ah, de parosh kulo, ah, de parosh mitzatayu. Che Shemuel si... Ciò che disse Shmuel, che si riferisce al caso che tutti abbandonarono il primo cortile, e siccome sappiamo di sicuro che vi era un ebreo tra essi, perciò sgombriamo le macerie, mentre l'altro caso tratta del caso nel quale alcuni di essi lasciarono il primo cortile, e siccome non sappiamo se l'ebreo entrò nel secondo cortile oppure no, se in questo caso seguiamo la regola della maggioranza e non sgombriamo le macerie, invece portiamo Goim per togliere le macerie. Chiamarà Umi Amar Shmuelachi, come fa a dire che Shmuel disse così? Ma Bernà invece ha messo una Mishnah che Masaba Tinok Mushlach, se vi è una città nella quale sono, nella quale abitano ebrei e idolatri, e uno trovò un bambino, un neonato abbandonato, Imrov Kutim Kuti, se la maggioranza degli abitanti sono idolatri, allora questo neonato è considerato Kuti. Ve Imrov Israel, Israel, se la maggioranza sono ebrei, è considerato ebreo. Merzal Merzal, se metà metà esattamente, Israel considerato ebreo. Ve Amarav, per spiegare a questa Mishnah che l'Oshano era la Chayoto, aval le Yachasso lo. Perciò Rav disse che se la maggioranza sono degli abitanti sono ebrei, viene trattato come ebreo. Se il numero di abitanti di ogni gruppo è uguale, allora il bambino viene trattato come ebreo. E disse Rav che ciò è solo riguardo al sostentarlo, ma per attribuirgli il lignaggio di ebreo, ossia se è femmina, non la lasciano sposare un coin. Ushmuel Amar e Fakhechta Gal,
לפקח עליו את הגל. כשמואל דיסק בזוניה סגומברר אלה מצ'ריה, וכי גם למג'ורנצה דיברי, וסופוניאמו כאל בימבו אה אבריאו. מצור הפרזנטה אונה קונטרדיציוריה, כונשו גדיסי שמואל, כואנטו סבי פריקולו דיביטה, נוסגויאמו למג'ורנצה. E che sospettiamo anche quando vi è una maggioranza di cutei. Rispondo come la Kismar di Shmuel a Reshaitmar, che abbiamo studiato, im rov kutiim kikuti, ama Shmuel, uniam pikoch nefesh, no che. Ciò che dice Shmuel che si sgombrano le macerie quando si riferisce alla parte iniziale della Mishnah, che se vi è la maggioranza di Goim, che il bambino è Goi. Perciò disse Shmuel, ma il riferimento al salvare vite non è così, ossia benché la maggioranza di abitanti sono Goim, tuttavia lo trattiamo come un ebreo e perciò trasgrediamo lo Shabbat, noi stessi. E chiamerà che secondo Shmuel, che anche se la maggioranza di questi idolatri hanno la legge come di Israele e perciò bisogna sgombrare le macerie, allora ciò che dice la Mishnah che Imarov Kutim Kuti, se la maggior parte degli abitanti della città sono Kutim, allora questo individuo è considerato Kuti. Le mai Ilcheta riguardo a quale, in riferimento a quale legge fu affermato ciò? Amar Papa l'Achilon Velot. In riferimento a cibarlo con carogne, poiché se è considerato un cuteo, allora è permesso. Imrov Israel, Israel. Se la maggior parte degli abitanti della città sono Israel, allora è considerato Israel. Le Maglietta. Riguardo a quale, in riferimento a quale legge fu affermato ciò, Darzillo ha veduto, riguardo a restituirgli un oggetto smarrito, se la maggioranza sono ebrei, allora restituisce, ma se metà metà no, apparentemente sembrerebbe come una discriminazione, ma guardate il seguente punto di vista, abbiamo voluto che l'idolatra perda l'oggetto, e che l'ebreo lo possegga, e chi può discutere con Hashem. Termiamo qui, e che Hashem benedica.